Omicidio, suicidio o duplice suicidio con coltello e medicinali. Un'anziana mamma che muore di tumore nel proprio letto e i due suoi figli che si ammazzano dopo averla trovata priva di vita. È questo il quadro ipotizzato dagli investigatori dei carabinieri dopo il ritrovamento di tre cadaveri all'interno dell'abitazione dove vivevano in vicolo dei Guinelli numero 1 nel centro storico di Figline Valdarno. A dare l'allarme in mattinata una vicina allertata dal forte odore proveniente dalla casa dei tre. La loro morte risale a circa un mese e mezzo fa. L'anziana donna, Luigia Teresa Etteri, di 77 anni, è deceduta per una pregressa malattia oncologica. Secondo le testimonianze di chi li conosceva, solo di vista perché molto riservati, non si separava mai dai due figli, Francesca e Massimo Del Bianco Giovannella, 46 anni lei, 51 anni lui. Per primi sul posto i vigili del fuoco che hanno trovato la porta chiusa dall'interno con due mandate e le finestre chiuse, elemento che fa escludere il coinvolgimento di altre persone. Il personale del nucleo scientifico dei carabinieri, oltre ai rilievi, ha sequestrato il coltello che sarebbe stato utilizzato. Ancora non è chiaro se i fratelli si siano suicidati, anche assumendo un grosso quantitativo di medicinali, o se l'uomo abbia ucciso la sorella prima di togliersi la vita. Farà chiarezza anche su questo l'esame autottico sui corpi che verrà effettuato all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale di Careggi, come disposto dal pubblico ministero di turno Gianni Tei. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'anziana originaria del nord Italia era rientrata dal Venezuela nel 2018, mentre il figlio era rimpatriato sempre dal Venezuela 10 anni prima. L'appartamento è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti. Mi diceva che erano riservati. Sì, molto riservate. Soprattutto tutti chiedono chi sono. Esatto. Nessuno non conosceva loro. Noi sapevamo perché ogni tanto la mattina venivano a prendere caffè o birra e via, ma non che si parlava chi sono, da dove sono. Una volta li ho conosciuti e semplicemente mi avevano detto che loro erano di origini italiane, del nord Italia. Però si sono trasferiti in pratica in Sud America da molto tempo e sono tornati in Italia e sono qui da circa un anno e mezzo, 2 anni circa. Erano sempre insieme, erano due figli e una madre che giravano, vivevano il posto tranquillamente, erano sempre, sempre, costantemente insieme.